immensa, insaziabile, inossidabile. Ormai sono finiti gli aggettivi per l'Italservice Pesaro, che per la terza volta consecutiva si è laureata campione d'Italia di calcio a 5. Terzo scudetto per il futsal pesarese in una dittatura inattaccabile anche dagli stop and go da pandemia. Anzi, il 2021-2022 rafforza pure l'egemonia di una stagione da triplete, irrobustita pure dall'aver messo in bacheca Coppa Italia e Supercoppa. L'ultimo trofeo è stato alzato al cielo sabato sera in una spettacolare gara 3 di scudetto con la FEL di Eboli. Campani che avevano iniziato la serie accarezzando un sogno per poi essere riportati sulla terra da Toni Dandele e compagni. E la Feldi ha sognato concretamente anche nella bella di sabato, giocando una grande gara che per tre volte l'ha portata a mettere il muso avanti, andando in vantaggio prima con Selusio, poi con Calderoli e Luisinho, riacciuffati puntualmente dalle reti di Onorio e dalla doppietta di Taborda. 3-3 è il primo vantaggio dell'Italservice a 18 minuti dalla ripresa e quello di Bolo ed è quello che vale il 4-3 e il terzo scudetto. Un terzo titolo che chiude il ciclo di una squadra che sarà rivoluzionata a causa del cambio di regolamento in merito ai tesseramenti nel calcio 5 nazionale. Oggi era quasi andato, ma era quasi andata la Coppa Italia. Diciamo che il destino ha aiutato un po' questa squadra leggendaria che finirà oggi, no? Con molte partenze e gli ha dato una piccola mano per chiudere con una straordinaria settima trofeo consecutivo che è il record europeo. Vincere 3 scudetti di fila, cioè questa squadra adesso ha fatto la storia del calcio a 5 in Italia e devo fare solo i complimenti a tutti i ragazzi, al presidente che ha investito e ha fatto questa squadra e ringraziare tutti loro, è una felicità immensa. Una partita un po' difficile però stasera, eh? Sapevamo che era molto difficile, loro sono una squadra molto forte, però alla fine questi ragazzi vengono fuori, e la qualità loro alla fine sempre viene fuori. Io ero tranquillo, il pubblico un po' di meno, però io ero tranquillo perché sapevo, ero consapevole che avevo questi campioni a fianco a me. Futuro del capitano? Io resto qua, qualcuno va via perché c'è la riforma purtroppo, però io resto qua e resterò fino alla morte qua. Questa è un'emozione allucinante, immensa, io non ci credevo, ti dico la verità, quindi questa è una squadra che non finisce mai di stupirci, cioè ci dà delle gioie inimmaginabili, immense, peccato che una parte di questa squadra per questa regola demenziale deve andare via, però intanto ci siamo goduti questa serata meravigliosa davanti a 2000 persone, quindi è un'emozione fortissima. È stata una partita molto concitata fino all'ultimo col fiato sospeso. Sì, infatti bisogna fare grandissimi complimenti a Eboli perché ha veramente giocato bene, quindi grandi complimenti, hanno impostato benissimo la partita, l'hanno preparata molto bene, probabilmente anche meglio di noi, sono arrivati molto concentrati, però questa non so, è una squadra che ha sempre quel qualcosa in più, io non so se è la forza di Colini, la forza di Taborda, la forza di Onore, forse tutti insieme, cioè vincere una partita così senza Borruto, penso che sia qualcosa di epico. Allora l'Elemora ha portato davvero fortuna. Quando io ci sono si vince. Ho visto che ha fatto il tifo. Erano, diciamo, per essere sinceri, superiori bianchi stasera, però forse i rossi erano un po' stanchi, però devo dire che poi ora della fine col tifo sono andati, si sono caricati. Assessore, terzo scudetto per questa squadra in Serie A, un orgoglio per tutta Pesaro. Un bel risultato per la nostra città, è stata una partita a cardiopalma perché noi ci credevamo su questo risultato e la squadra se lo meritava e se lo meritava il presidente per quello che ha investito nel calcio a 5 a Pesaro.